Muammar Gheddafi sarebbe stato localizzato a Sirte, quanto affermato da fonti dell'Eliseo vicine a Nicolai Sarkozy. Il colonnello libico, finora introvabile, sarebbe stato visto nella sua città natale, ormai uno dei pochi bastioni di resistenza del regime, già bombardata dalle forze NATO. Frattini, Gheddafi voleva l'inferno a Lampedusa, l'Italia le prove e non può far finta di nulla. Ordini impartiti dal colonnello Gheddafi come quello di trasformare Lampedusa in un inferno e di messaggi terribili delle autorità del governo libico come l'ordine di mascherare cadaveri militari con abiti civili per far cadere colpe loro sulla NATO. A rivelarlo è il ministro degli esteri Franco Frattini in un'intervista all'Avvenire. E sono oltre 20.000 morti registrati in Libia dall'inizio del conflitto e questo è il bilancio del capo dei ribelli. Io non dispongo di un numero preciso, ma il conflitto armato ha fatto più di 20.000 morti. L'ondata di calore che interessa la nostra penisola continuerà a farsi sentire almeno fino a sabato. In Sardegna la temperatura percepita ha raggiunto addirittura i 45 gradi. Da oggi sono previsti temporali su Alpi occidentali, Val d'Aosta, Piemonte e in serata sulle Alpi lombarde. Da domenica il calo sarà generalizzato e lunedì le temperature dovrebbero tornare sotto i 30 gradi.